Dalle 22 alle 23 stasera ci sarà appunto Arturo Capone dopo di noi con il Metal Detector. Allora, Antonello, noi ti ringraziamo della disponibilità che hai dato a noi. Grazie. Vuoi aggiungere qualcosa? Dove ti possiamo contattare? Dove ti possono Seguire, vedere, dove ti posso... seguire? Sì. Assolutamente sì, io intanto ringrazio tutti voi per l'invito e per l'intervista. Io sono raggiungibile direttamente sui social col mio nome, Antonello Cresti. Chi volesse essere aggiornato su tutte le iniziative che anche sui territori mettiamo in atto, ci sono due fanpage oltre alla mia personale che sono Solchi Sperimentali, appunto, quindi tu quella legata all'aspetto musicale, e Convenzione degli Indoci, quella legata alla produzione, diciamo, più intellettuale e culturale in senso ampio. Chiunque mi scriva Quindi sarò noi lieto invitiamo di tutti i nostri rispondere. ascoltatori a cliccare like sulla pagina di Antonello Cresti. Il mio primo like andrà. Sarò io la prima a mettere like. Brava Angelica. Benissimo, Ok. grazie, grazie. Antonello, volevi salutare qualcuno? È Credo di doveroso salutare salutare qualcuno eventualmente. tutti voi e in particolare saluto Enzo perché abbiamo condiviso una bella domenica mattina di un mese e mezzo fa a Grotta Minarda e spero che presto insomma ci rincontreremo perché abbiamo dei progetti sulla campagna abbastanza corposi e quindi senz'altro rincroceremo le strade. Sicuramente. Antonello, io ho appena messo like. Segui. Noi ce l'avevamo messa. Ok. Ok, brava Angelita, invitiamo tutti a mettere like sulla pagina di Antonello Cresti. Antonello, ti ringraziamo veramente di cuore. Appena hai qualche altra novità, qualche altro libro, noi siamo sempre aperti, quando riguarda soprattutto la musica, appunto il nostro è un programma musicale, siamo aperti assolutamente anche a questo. Va bene? Grazie ancora, buona serata e buona prosecuzione di programma. Grazie Grazie, Antonello, grazie. buonasera, Ciao buonasera. Antonello, ciao. Ciao. Grazie Antonello ancora, noi andiamo in musica ascoltando l'ultima di Alvaro Soler, poi rientriamo con l'associazione culturale Civitas. Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar. Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad. Las cuatro paredes cayeron ya. Fue una locura, una locura, no íbamos a parar. Si fue una locura.
La libertà, Alvaro Soler a Top Music Web in diretta con Francesco Ricca, Angelita Ciccone. Salutiamo ancora Antonello Cristi che ci ha dato la sua Cristi. Disponibilità per presentare, ricordiamo, La scomparsa della musica, questo bellissimo libro che in questo caso Enzo ci sta facendo vedere in diretta Facebook sulla pagina CRT. Alza così lo vedono anche tutti. Alla regia c'è la nostra Mary Fashion che salutiamo ancora. Ridiamo la buonasera a Enzo e Massimiliano, Associazione Civitas. Ciao. Allora, Enzo, parlaci un po', Associazione Civitas. Vabbè, prima volevo dire che fuori c'era Greta Thunberg con uno dei suoi cartelli, ce lo morirete tutti per i suoi scandali che ho fatto. Non conosce la nostra radio, ecco perché parla così. Sì, allora, è nata da 2 mesi, è stata un'iniziativa con alcuni amici, tra cui Massimiliano, Alberico che ci sta guardando, e poi Mario Forgioni e Orazio Gnerre. Per la verità è maturata dopo un parecchio tempo, insomma. Una gestazione lunga. La gestazione è stata lunga e abbiamo sentito il bisogno, insomma, di creare un'associazione che si occupasse appunto di cultura, appunto che riuscisse a far venire anche questi autori da Firenze, da Milano, insomma, a presentare i loro lavori. È stata una cosa molto bella appunto con Antonello, e ne approfitto pure per anticipare che il venerdì 14 a Grotta Minarda presenteremo un libro dal titolo Politicamente Corretto, ed è praticamente una tematica che va comunque ad allacciarsi al discorso che fa anche Antonello nel suo libro. Cioè in questa epoca di globalizzazione in cui c'è una certa omologazione dei costumi e pure anche della musica, noi andiamo ad analizzare anche quelli sono gli aspetti della società e quindi le varie tematiche che vanno da quelle che sono le nuove, come dire, richieste, le nuove istanze che vengono da tutte queste associazioni che sono nate negli anni 60 in America e hanno portato avanti una serie di politiche che riguardano la società, che riguardano le tematiche del sesso, che riguardano l'identità. E verrà un docente di storia contemporanea dell'Università di Napoli, che è il professore Eugenio Capozzi. Ma come è nata l'idea di questa associazione? Come vi è venuto in mente? Ma nelle serate trascorse in piazza con gli amici ci capitava poi alla fine comunque di discutere di tematiche di attualità, di politica, anche di scontrarci, insomma, su queste cose. E quindi alla fine dice, ma perché invece di parlarne solo noi non cerchiamo di approfondirne appunto con l'aiuto di scrittori, di professori, e quindi attraverso la creazione di questa associazione culturale far venire a Grotta Minarda, ma anche, siccome vogliamo essere un'associazione aperta e quindi anche coinvolgere associazioni dei comuni limitrofi, per creare appunto qualche evento di maggiore spessore. Abbiamo, non lo so, nei nostri progetti di far venire Diego Fusaro, il professore Galimberti, siamo abbastanza ambiziosi. Ma siete supportati da, non lo so, da enti? No, siete per adesso incentivati in qualche modo? Abbiamo provato, ma per il momento non abbiamo. Quindi noi chiediamo comunque un aiuto a chiunque, insomma, voglia dare una mano alla crescita e allo sviluppo di questa associazione, perché comunque è qualcosa che riguarda la collettività e mi sembra giusto, insomma. Assolutamente, ci vuole sempre un po' di spalle forti anche per queste associazioni. La mia curiosità è come mai nel settore, diciamo, dei libri, questa parte un po', diciamo, particolare, che ha sicuramente un pubblico particolare, come mai avete fatto questa scelta di, soprattutto a livello culturale, nel vero senso della parola? Beh, diciamo che c'è la passione un poco di noi che siamo amanti della lettura, e quindi spesso appunto ci confrontavamo, compravamo lo stesso libro oppure ci consigliavamo i libri a vicenda, e allora però rimaneva sempre in un ambito amicale, in un ambito di situazioni di pub, di pizzeria, di panchina. E allora dice, perché non farne qualcosa in più? Cioè, innanzitutto cercare di invitare l'autore di quel libro che ti è piaciuto in particolar modo, e poi diffondere anche agli altri, anche per un discorso, oramai siamo tutti genitori, quindi cercare di trasmettere pure alle nuove generazioni l'amore, la passione per la lettura, per i libri, perché una società che è ignorante, una società che non legge, incontra poi, potrebbe in futuro incontrare difficoltà, come diceva Antonello,
dice oggi siamo tempestati da notizie, siamo tempestati da questi input, però non l'approfondiamo. Esatto. Perché? Perché non c'è l'amore per la lettura. Chi è abituato a leggere i libri, quando ha un input, quando ha un messaggio, anche tramite Facebook, non si ferma al titolo, ma va più in profondità, proprio perché è abituato a leggere. Infatti, infatti, pienamente, pienamente d'accordo. Allora, noi andiamo ancora in musica, questa volta l'abbiamo, stiamo scegliendo un po' noi i brani del momento, poi al rientro ancora con Enzo, scusate, Enzo e Massimiliano. E Massimiliano. Senti, Francesco, sì. Cosa mi fai ascoltare? Adesso, oggi anche se è mercoledì, ti faccio ascoltare Domenica. L'ultima. Pensavo di... Pensavo mi facesse ascoltare Con Calma. No, Con Calma no, andiamo veloce qui, non Con Calma, ascoltiamo Coez con Domenica. Amici senza mani, una risata isterica e sconvolgere i tuoi piani e volare senza elica, senza elica con te. Vorrei fosse domenica, nel tuo stadio, nel partite, una coda patetica, su questa statale andare, volare senza elica, senza elica. Fossimo bambini, come se fossimo destini che si corrono accanto, con le mani nel vento, come fosse domenica con te, con te. Ora fosse domenica, tu coi piedi sul cruscotto, io il braccio che penso là, l'orologio sotto al sole che scotta e ripenso là, mia vita senza te. Vorrei fosse domenica e tua madre fosse meno, un po' meno nevrotica, e tuo padre oggi bevesse soltanto acqua tonica, io e te a ridere, come se fossimo bambini, come se fossimo destini che si corrono a casa. CRT, un mondo di emozioni, la voce di Cosimo Pucillo che salutiamo perché ci manca tantissimo qui in radio. Comunque, per chi si fosse